Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro TG6 che apriamo con la cronaca andando a caso di Chieti perché ci sono ricerche allargate a tutta la penisola per trovare l'uomo, un inglese di 74 anni, presumibilmente autore dell'omicidio avvenuto ieri in contrada Verratti, frazione del comune appunto di Casole, a perdere la vita una donna inglese anche lei di 66 anni. Si tratta del secondo episodio simile dopo quello del febbraio scorso. Siamo scioccati, ha detto il sindaco Massimo Tiberini. Ci racconta tutto nel servizio Stefano Recanati. Un silenzio surreale in contrada Verratti, frazione del comune di Casoli, in provincia di Chieti, il giorno dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una cittadina inglese di 66 anni. Si tratta di Michelle Fairstone, colpita ripetutamente all'addome. Si cerca il compagno, finora irreperibile, Michael Dennis Whitbread, 74 anni, appena compiuti. Si cerca anche l'auto della coppia, una Jeep Compass bianca. La ricerca è stata allargata a tutto il territorio italiano, setacciati anche gli aeroporti e le stazioni ferroviarie. Tutto questo, soprattutto quest'ultimo dettaglio, fa pensare all'ennesimo femminicidio in Italia, il 22esimo in Abruzzo negli ultimi 12 anni. È stata un'amica della vittima che abita a Pallombaro, un paese vicino e dove insiste una numerosa comunità inglese a dare l'allarme. I militari arrivati sul posto sono entrati al primo piano dello stabile, trovando la donna priva di vita in una pozza di sangue nella sua camera da letto. I due si erano trasferiti nell'abitazione da un paio di anni. Sulle pagine social dei due sono numerose le fotografie dei due in gita fuori porta in Abruzzo e dei panorami più belli immortalati. Dettagli confermati anche dalla presenza nel cortile dell'abitazione del camper che i due presumibilmente utilizzavano per le loro gite. Sul delitto indagano i carabinieri di Casoli, della compagnia di Lanciano e del comando provinciale di Chieti. È stato il medico legale Pietro Falco ad occuparsi dei rilievi sulla Salma, ha effettuato una prima ricognizione cadaverica esterna insieme al procuratore di Lanciano. Il delitto, dalle prime verifiche, risalirebbe a 4 o addirittura 5 giorni fa. È attesa intanto per l'autopsia sul corpo della donna e noi abbiamo raggiunto telefonicamente il sindaco di Casoli, Massimo Tiberini, ci ha raccontato dello stato d'animo della comunità ancora scossa da una simile vicenda accaduta nel febbraio scorso. La comunità è veramente basita anche i vicini di casa perché una coppia di inglesi che non hanno mai arrecato nessun disturbo, nessun problema a tutta la collettività. Adesso ci troviamo ad affrontare questo dramma che dovrà comunque ancora essere realizzato nella propria interezza. Chiaro è che, ribadisco, integrati nella collettività, erano loro molto riservati, non è che avevano particolari contatti con la collettività, è una contrada molto periferica della cittadina e quindi di conseguenza siamo estremamente basiti per questa realtà oggettiva. Certo è che in quest'anno due avvenimenti così sono stati veramente inaspettati che ti lasciano un po' tanta amarezza. Rimaniamo sull'omicidio di Casoli perché proseguono, come avete sentito, senza sosta le indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura di Lanciano per venire a capo della misteriosa morte di Michelle Dawn Fires. Nelle ultime ore i carabinieri avrebbero accertato che il compagno della donna, ovvero il principale sospettato, ha già lasciato l'Italia. L'uomo Michael Dennis Whitbread, 74 anni, giunto da Torquay nel Devon, è scomparso insieme alla propria auto, una Jeep Compass di colore bianco. Non si esclude in ogni caso che l'uomo possa essere prossimo ad essere intercettato. Gli investigatori stanno continuando ad ascoltare vicini e conoscenti, tra i quali anche numerosi connazionali residenti nella vicina Palombaro, dove è presente una folta comunità britannica composta da 80 nuclei familiari. Michelle e il suo compagno li frequentavano assiduamente. Non è ancora chiaro il movente della tragedia. Il decesso, come avete sentito anche nel servizio precedente, secondo gli inquirenti, potrebbe risalire ad alcuni giorni prima del ritrovamento del corpo della donna e forse a sabato scorso.
Cambiamo argomento adesso, primo giorno da questore di Chieti per Aurelio Montaruli, che succede a Francesco De Cicco, per il dirigente nomina prestigiosa dopo una lunga carriera in Polizia di Stato. Queste le sue prime impressioni sul panorama della provincia teatina. E Aurelio Montaruli, il nuovo questore di Chieti, un nuovo importante incarico per il dirigente superiore di pubblica sicurezza, dal dicembre 2022 responsabile del compartimento della polizia ferroviaria per la Puglia, Basilicata e Molise. Una carriera ai vertici della polizia, quella di Montaruli, iniziata nel 1989 come vice dirigente dell'allora commissariato di pubblica sicurezza di Vibo Valentia. Succede a Francesco De Cicco in pensione dopo aver trascorso 35 anni nella polizia di Stato. Questa mattina l'insediamento di Montaruli, che ha disegnato uno spaccato della realtà della provincia teatina. Un segno che c'è molta gioia, molto entusiasmo da parte mia nell'assunzione di questo incarico che il capo della polizia, il prefetto Vittorio Pisani, ha inteso affidarmi. Quindi sono molto contento sia per l'incarico, ma anche per la provincia per la quale andrò a ricoprire appunto le funzioni di questore. Di conseguenza è mio auspicio che da parte della cittadinanza, e per tale intendo non solo quella di Chieti, ma di tutti i 104 comuni della provincia, ci sia la massima fiducia nei confronti dell'amministrazione che in questo momento vado a rappresentare. Il nostro motto è tra la gente. Il nostro motto è esserci sempre e non deve rimanere un motto, deve diventare una concreta attitudine dell'amministrazione della Polizia di Stato. Ma ci sono sicuramente alcuni problemi di criminalità, soprattutto nell'area costiera, che andremo ad affrontare. Io ho già avuto modo di fare una lunga chiacchierata col prefetto, e quindi, ma anche la mia struttura, a cominciare dal vicario, dottoressa Pratesi, mi ha consentito di avere un quadro un po' più chiaro di quella che è la situazione. E chiaramente per quanto riguarda le situazioni più critiche, andremo nei limiti del possibile ad operare al fine di debellare, quantomeno diciamo, ridurre gli effetti di queste organizzazioni di tipo criminale. Mi piacerebbe che aumentasse, come intendevo prima, la fiducia che i cittadini ripongono nei confronti della Questura. E a tal proposito mi piacerebbe dedicare un pomeriggio a settimana, ho intenzione per esempio il mercoledì pomeriggio di dedicarlo a questo, cioè fare in modo che i cittadini di Chieti e di tutta la provincia sappiano che c'è il questore che è disponibile, previ contatti telefonici, ad ascoltare chiunque, ovviamente per le tematiche che interessano la Polizia di Stato, certamente non altre. Nel corso di un incontro con la stampa, Confesercenti ha presentato i dati sul commercio in Abruzzo, problemi soprattutto nel settore dell'abbigliamento con il cambiamento climatico. Paolo Renzetti. I dati sul commercio in Abruzzo sono tutt'altro che esaltanti. Quali sono i settori che soffrono di più? I settori in questo momento stanno soffrendo di più, ovviamente il mondo dell'edicola, il mondo delle cartolibrerie, carburanti, ma in genere un po' tutti i settori stanno soffrendo proprio per questo modo di lavorare imperi tra il mondo del digitale che ci ha oramai conquistato e la realtà delle attività che comunque lavorano in due binari totalmente diversi, quindi tassazioni diverse e burocrazia totalmente diverse tra i due mondi. Nell'ultimo decennio, quindi 2013-2023, meno 55% di aperture, ultimo anno meno 6%, quindi questo è un dato che ci fa riflettere su cosa sta accadendo. La differenza tra la tassazione del mondo web e la tassazione che abbiamo noi come piccole imprese, già da sé ci fa capire che non stiamo lottando ad armi pari, quindi più che soluzioni abbiamo bisogno di una regola certa tra le due attività che sono uguali, cioè tanto si acquista sul web e tanto si acquista da parte nostra, non capisco perché la tassazione deve essere in un modo diverso. Ancora più complicata la crisi che sta vivendo il settore del commercio di abbigliamento con il cambiamento climatico e con piumini e capi pesanti invernali ancora negli scaffali.
Sì, proprio in questi giorni c'è stato un grido d'allarme della nostra federazione di categorie di settore, la FISMO, per via del cambio di stagione che non avviene e quindi del calo delle vendite insomma, marcato. Gli operatori del settore stanno chiedendo innanzitutto, come dire, di posticipare i saldi invernali, perché la conferenza delle regioni ha già fissato l'orientamento nel primo sabato sostanzialmente dell'anno nuovo, o meglio il giorno prima dell'Epifania, ma quello che chiedono è di spostarlo quantomeno a fine gennaio o inizio febbraio. Chiaramente è un palliativo che non risolverà la grande problematica. Come abbiamo visto questa mattina, il settore abbigliamento sicuramente è quello tra i più colpiti, è quello dove la percentuale di crescita sull'e-commerce aumenta in modo esponenziale e bisognerà tener conto. La sentenza del TAR di Pescara, che ha respinto il ricorso presentato dal consorzio Cotape e dal comune, stabilendo che i tassisti della provincia di Chieti possono operare regolarmente nell'aeroporto d'Abruzzo, induce Carla Di Biase, capogruppo di Fratelli d'Italia al comune di Chieti, ad esprimere grande soddisfazione. È stata ristabilita la verità dei fatti, ha detto Di Biase ai nostri microfoni, introducendo criteri che tutelano i tassisti di entrambe le province. Grande soddisfazione per Fratelli d'Italia dopo la sentenza del TAR che stabilisce che i tassisti di Teatini possono operare sul territorio dell'aeroporto. A livello politico e personale è una grandissima soddisfazione e un risultato raggiunto. A livello tecnico credo che si sia ristabilita, oltre la verità dei fatti, anche un criterio che tuteli sia gli operatori di Chieti che di Pescara, perché con la sentenza del TAR sezioni Pescara, che ha definitivamente respinto il ricorso del Cotapa e del comune di Pescara facendo valere le nostre ragioni, è stato confermato il decreto numero 59 del 2019 del Presidente della Regione, che assegnava gli stalli all'aeroporto, non di Pescara, all'aeroporto d'Abruzzo, per un numero di 8 ai tassisti di Pescara e un numero di 2 ai tassisti di Chieti. Finisce quindi dopo 16 anni un'annosa questione che ha visto i diritti degli operatori di Chieti lesi da prevaricazioni continue. Per noi è stata sicuramente una vittoria, perché abbiamo creduto come amministrazione sin dall'inizio nelle nostre ragioni, le abbiamo fatte valere in tutte le sedi opportune, ma io credo che anche il Presidente Marsiglio abbia dimostrato di essere un attore super partes della vicenda, non parteggiando per nessuna delle due città, ma usando dei criteri oggettivi. A Pescara il 4 e 5 novembre si svolgerà un evento di formazione gratuita sul digital marketing, iniziativa denominata Innovative Days. Assessore Seccia, oggi in conferenza stampa presentate questa due giorni del 4 e 5 novembre in cui si parla di innovazione digitale, di marketing, ci sarà questa possibilità di poter approfondire queste tematiche? Assolutamente, ringraziamo Innovative Days APS, che è praticamente l'organizzatore di questo evento, e il webshop, che è l'agenzia che diffonde questo messaggio importante su Pescara, perché Pescara è recettiva di quelle che sono le iniziative innovative e ovviamente è a disposizione di chi, come gli organizzatori, svolgono in questi due giorni, 4 e 5 di novembre, dei talk sulla città, che hanno dei vari focus, diciamo, tematici, che in qualche modo hanno il compito di sviluppare quelle che sono idee innovative sul territorio nell'ambito del marketing, ma non solo, anche diciamo, della diffusione di quella cultura digitale sul territorio di Pescara. Come amministrazione comunale puntate molto sulla digitalizzazione? Puntiamo tantissimo sulla digitalizzazione, non solo dopo il Covid, ma anche sulle capacità che i nostri che i ragazzi, che gli imprenditori hanno sul territorio, di poter in qualche modo sviluppare quelle che sono idee che in qualche modo possono anche essere applicate un domani nella pubblica amministrazione. Quindi favoriamo quelle che sono le attività come quella che ci saranno il 4 e il 5 di novembre, per poter meglio creare le condizioni di un terreno fertile e innovativo su Pescara. Questi due giorni ci sarà questo evento
evento Innovative Days e saranno due giorni di formazione gratuita sul digital marketing per tutti gli imprenditori curiosi di Pescara, dintorni, che vogliono, diciamo, approfondire queste due tematiche che sono estremamente cogenti e attuali, soprattutto quando si vuole pensare e immaginare di iniziare a fare business sul web. Come è nata questa iniziativa? Questa iniziativa è nata in realtà 3 anni fa, nel 2019, poi si è bloccata a causa del Covid, ma noi crediamo che Pescara ha un tessuto, diciamo, imprenditoriale, non solo, ma anche fatto di persone, di competenze e di storie riguardo il digital marketing molto importante, e con questo evento vogliamo metterlo in rete e valorizzarlo. Sport adesso, calcio di Serie C, prosegue la marcia di avvicinamento del Pescara al match di domenica, fisico inizio alle ore 14 a Carrara contro la Carrarese, una gara certamente delicata, quella dei marmi per l'11 biancazzurro, reduce da 2 KO di fila in casa, l'ultimo vedete nelle immagini contro la Recanatese. Tutti a disposizione, dunque imbarazzo della scelta per Zdenek Zeman, che cambierà sicuramente qualcosa nell'11 iniziale. Gli indiziati a scendere in campo dall'inizio sono Di Pasquale in difesa e Franchini a centrocampo. In attacco Tommasini dovrebbe giocare ancora dall'inizio, con Merola e Accornero a completare il trio d'attacco. In diffida e dunque a rischio squalifica sono Brosco, Mesic e Pierno, dunque tre quarti della difesa che possiamo considerare titolare. Nella Carrarese invece indisponibili Coppolaro, che è squalificato, e Capezzi a causa di un infortunio. Probabile il forfè in attacco anche dell'ex Giannetti. Carrarese Pescara sarà diretta da Hermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola. E sempre in Serie C, oggi alle 18:30 il Pineto sarà impegnato ad Olbia, recupero dell'ottava giornata di campionato che arriva dopo qualche giorno dal pareggio di lunedì sera contro la Vispesaro che vedete. Nei biancazzurri di Daniele Amaulo, out per squalifica il portiere. Alessandro Tonti espulso nel finale di gara proprio al Benelli, mentre proprio dalla squalifica invece torna Stefano Amadio, che si sistemerà di nuovo come mediano. In porta ci sarà Mercorelli, davanti a lui il terzetto consueto di difesa con Evangelisti, De Santis e Marafini. Ai lati di Amadio a centrocampo Baggi e Germinario, con Lombardi che dovrebbe iniziare dalla panchina. Sulle corsie esterne conferme anche per Njambè a destra e Teraschi in gol, a Pesaro a sinistra, mentre in attacco torna dal primo minuto Gambale a far coppia con Volpicelli, con Ciacchiere che tornerà invece ad accomodarsi in panchina per trovare eventualmente spazio in corso d'opera. In casa Olbia il tecnico Leandro Greco dovrebbe proporre il 4-3-3 con due ex vastesi come Montebugnoli sulla corsia mancina di difesa e Cavuoti come esterno offensivo d'attacco, insieme a Ragazzo e Nanni a completare il tridente. Proprio Nanni, che fu uno dei 4 convocati in nazionale, e queste convocazioni fecero scattare il rinvio della partita inizialmente prevista a metà ottobre tra Olbia e Pineto, appuntamento che sarà recuperato, come vedete, nel tardo pomeriggio alle 18:30 col fischio di Gandino della sezione di Alessandria. Scendiamo in Serie D adesso, perché il turno infrasettimanale costa la panchina a Massimo Epifani, esonerato dall'Aquila proprio questa mattina, nonostante il successo di ieri a Fano. Al suo posto torna in rosso-blu Roberto Cappellacci. Il Chieti invece cade a Vasto Girardi, mentre Notaresco e Avezzano colgono 2 vittorie pesantissime rispettivamente contro Riccione e Campobasso. L'infrasettimanale in Serie D regala 3 successi e una sconfitta, ma come conseguenza, abbastanza a sorpresa, anche l'esonero di Massimo Epifani dalla panchina dell'Aquila, malgrado il successo sul campo del Fano. Non è servito l'1-2 dei rossoblu in terra marchigiana, fermata dallo squillo in apertura di Galesio e dalla staffilata di Angiulli, a permettere al tecnico di conservare la guida di un'Aquila, evidentemente per la dirigenza dal percorso troppo ondivago per proseguire. Domenica pomeriggio le parole dell'amministratore delegato Simone Bernardini al termine
termine del pareggio con Roma City, con la fiducia ribadita, sembravano poter concedere all'allenatore quantomeno le gare con Fano e Sora nella settimana dei tre impegni. E invece stamattina il ribaltone in poche ore. Prima l'ufficialità dell'esonero di Epifani, poi quella del ritorno di Roberto Cappellacci, che sulla panchina aquilana era stata nel momento più buio della società che ripartiva dalla prima categoria. Oggi primo allenamento per il nuovo tecnico, domenica la gara interna col Sora, con l'Aquila che tra le mura amiche non vince, addirittura dall'esordio col Matese. La notizia a livello di risultati storta del mercoledì è la caduta del Chieti a Vasto Girardi. La rete di Fontana nel primo tempo condanna i neroverdi al primo stop stagionale. Ardemagni non utilizzato e dopo i due pareggi con Avezzano prima e Fano poi, il capitombolo in casa del fanalino di coda molisano torna a rendere l'atmosfera incandescente, specie intorno alla figura di Mauro Chianese, che una parte della tifoseria vorrebbe sostituito. Ma è evidente che quello che il tecnico è riuscito a fare finora, nell'ottica complessiva, ha un suo peso. Certo che domenica, con la forse impronese, serve tornare a vincere perché la vetta, accarezzata e anche centrata, ora dista 5 lunghezze. Sicuramente noi non siamo scesi nelle condizioni mentali giuste, faccio i complimenti alla squadra, si era anche parlato in settimana perché a volte i cambi di allenatore, è chiaro, poi no. Ogni squadra, essendo stata costruita per dare un'impronta al campionato, dà il massimo, forse noi dobbiamo migliorare sotto l'aspetto mentale e questa è una cosa che bisogna lavorare in maniera, penso, opportuna. Bisogna però, ripeto, lavorare, secondo me quello che ci manca è la fame, la grinta che a volte perdiamo, quindi adesso ci ricompattiamo, faremo tesoro di questa sconfitta e pensiamo alla partita in casa col Fossombrone. La vera sorpresa del torneo è il sempre più sorprendente notaresco di Alessandro Bruno al sesto risultato utile consecutivo, vittoria anche a Riccione che conferma i rossoblù sempre più micidiali fuori casa. In Romagna ci ha pensato Alessandro Marrancone a regalare i tre punti ad un notaresco che ora è sesto a quota 15 punti e domenica attende l'arrivo della capolista San Benedettese in un Vincenzo Savini che si preannuncia già ribollente di passione. Sì, il nostro sesto risultato utile consecutivo, abbiamo fatto secondo me una buona gara, soffrendo il giusto, non era semplice giocare su questo campo e su questa squadra e contro questa squadra, perché loro in organico avevano giocatori temibili che potevano risolvere la partita in ogni occasione. Noi abbiamo concesso poco, se non nulla, tranne su forse una ripartenza, su un calcio d'angolo, una rimessa dal fondo, ma sono contento della prestazione dei ragazzi perché hanno dato tutto. Potevamo sfruttare meglio qualche ripartenza, ma va bene così, adesso riposiamoci perché domenica ci aspetta un turno molto proibitivo per noi. Gran vittoria anche dell'Avezzano a 15 come il notaresco, che piega il campo basso e si conferma a formazione in grado di battere davvero chiunque. Senesi e Forte hanno ribaltato l'iniziale 0-1 di Abonchelé e restituiscono un 11 biancoverde che a Piedimonte Matese può mettere un altro mattoncino alla propria rincorsa verso le parti nobilissime della graduatoria. Una vittoria importante, i ragazzi hanno fatto una grande gara dopo un primo tempo dove è regnato più che altro, insomma, l'equilibrio tra le due squadre. C'è stato poi, nonostante poi dopo i due gol da parte delle due squadre, c'è stato poi un secondo tempo dove onestamente abbiamo fatto un qualcosina in più e abbiamo creato un qualcosina in più. È normale, affrontavamo una squadra molto forte, ben allenata, che veniva da tre successi consecutivi. Non era semplice oggi affrontare questa partita dopo comunque la sconfitta di sabato a Termoli, però i ragazzi sono stati bravissimi, lo staff tecnico sono stati tutti bravissimi nel far interpretare bene la gara ai ragazzi. Lutto nel mondo del calcio abruzzese. Questa mattina, infatti, a 62 anni è scomparso Massimo Vecchiotti, una vita dedicata al calcio con la maglia della sua città, la Vastese, oltre 80 presenze in tre stagioni dall'87 al 1990 tra promozione ed interregionale, in cui ha ricoperto anche il ruolo di capitano. Non solo Vasto in carriera ha indossato altre maglie, in C2 con il Lanciano, quelle di alcune formazioni molisane e del Cattolica. Domani la società e i tifosi della Vastese daranno l'ultimo saluto a Massimo Vecchiotti. Il funerale previsto sempre domani alle ore 16:15 nella parrocchia di San Giovanni Bosco. La tifoseria biancorossa invece darà l'ultimo saluto all'ex capitano alle ore 15:20 allo stadio Aragona.
Parliamo di volley adesso. Mercoledì negativo per le abruzzesi impegnate nel turno infrasettimanale. Battuta la Sirdeco a Messina 3-0, buon punto per l'Ortona ad Aversa, ma soprattutto cade clamorosamente l'Abba Pineto avanti 2-0 contro Castellana Grotta e perde inopinatamente 2-3. Le parole del coach Giacomo Tomasello al termine della gara, il servizio di Sergio Zappalorto. Mister Tomasello, nessuno se l'aspettava una cosa del genere, ma insomma, la giornata no, la squadra era in convalescenza, si è visto anche nei set vinti, poi il peggio, anche per, soprattutto per merito loro, perché hanno preso tutto quello che potevano prendere. Questa è una considerazione, la seconda riguarda l'opposto, titolare di ruolo, ci vuole urgentemente. Abbiamo smesso di giocare come sappiamo giocare, loro sono saliti piano piano. Lo dicevo dall'inizio, questa è una squadra giovane che continua a giocare anche quando perde, quindi forse abbiamo sottovalutato il terzo set, la loro forza, e piano piano siamo andati sempre a rincorrerli. Poi è normale che punto a punto loro hanno fatto due o tre cose meglio e ci hanno battuto. Sinceramente, ti dico la verità, dopo il secondo set mi aspettavo un terzo set diverso. Siamo stati un po' forse troppo leggeri, abbiamo preso un po' troppo sotto gamba la cosa, questa la paghiamo, quindi dobbiamo giocare la partita dall'inizio alla fine e facciamo fatica, abbiamo un gioco molto più scontato, quindi cercheremo di vendere la gara alla pelle, l'abbiamo fatto anche stasera, i primi due set secondo me abbiamo giocato molto bene, poi dopo siamo innervositi troppo, per cose che non esistono, perché cioè, ci sta che l'avversario faccia una bella giocata, dobbiamo scindere le cose che fanno bene loro dalle cose che facciamo male noi, invece mettiamo tutto dentro al calderone e ci innervosiamo perché magari ci difendono una palla, perché ci volano una palla, ci sta, ci sono anche gli avversari, questi ragazzi sono di Velle Speranze, fanno parte tutti quanti dell'Italia Juniores, quindi sono la speranza della pallavolo e noi oggi li abbiamo sottovalutati. Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono a disposizione sul nostro portale web tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.